Vedere che cosa? Per Pietro, Giovanni e la Maddalena era un vuoto, il sepolcro rimasto vuoto. Credo per noi possa voler dire oggi cercare di mettere nella nostra vista la vista di Gesù, cercare di vedere quello che accade e avviene con gli occhi del Signore, che sono occhi che sanno anche piangere, come di fronte alla tomba dell'amico Lazzaro, piangere e commuoversi prima del segno del miracolo. Vedere in questo modo dà senso alla sofferenza e al dolore e lo redime o inizia il cammino di redenzione. Ed ecco allora il terzo verbo, l'ultimo ad arrivare, credere. Crede veramente da cristiano solo colui che prima ha avuto il coraggio di entrare e di chinarsi, di soffrire e di rischiare nella carità per far vincere il bene. E colui che ha avuto occhi capaci di vedere con commozione e con pianto. Solo dopo queste due realtà la nostra fede si fa fede autentica e capisce le scritture secondo le quali il Signore doveva risorgere dai morti ed è risorto dai morti. Amen.